Buonasera, mi sono mancato? No, Spero di sì. Come no? Spero di sì. scherzando. Ya. Guardate qua! Il regalo di mia moglie e delle mie figlie! Ai, che E che si vanno portate viveri a valigia! parigi. E non sei contenta, Già vai. sai! Che ci cucini oggi? Oggi vi faccio le polpettine di quinoa! Tanto Finalmente! richieste! Polpettine di quinoa! Allora, Buonasera. ricetta leggera, vegana, anche per i nostri amici vegani che ci seguono, naturale, bio, sana, tutto. Healthy. Eccoci qua, noi, cucina naturale, il vostro Vachito piccante, eccolo qua. Ya, Vachito, Allora, cuciniamo. che cosa ci occorre? Cosa ci occorre? La quinoa. Lo sapete, no, che cos'è la quinoa? Ingrediente fondamentale, È molto proteici. Chito quinoa, questi si trovano anche al supermercato. Infatti, nel video che abbiamo fatto di recente io e mia sorella, shopping bio al Carrefour, anche là abbiamo trovato la quinoa, la Coop, veramente dappertutto si trova. Cavolo, questa è stata cotta a vapore, mi Ah, raccomando, ecco. cuocetela a vapore per. Oh sì, ma stasera devo fare la suggeritrice, allora vieni di qua e fatti inquadrare. Dici? No, volete dire che il cavolo è dell'orto. Ah, Ah, il cavolo è del Ci mio. tengono a Ma dire che il questo tu intendi che cavolo tutte le verdure sono del mio. completamente biologico, più bio di così, dalla terra alla tavola. Eccolo qua, cavolo. Un po' di prezzemolo e un po' di aglio. Come aromi, Però però. a chi piace l'aglio è un po' indigesto E non favorisce tanto le relazioni con gli altri. Cioè, puzzate la mano. ci chiudiamo mica bene, ne mettiamo pochissimo. Se non piace anche Un un po' po' di pepe. di spezia, posso piacere, insomma. Il nostro sale rosa amatissimo. E volevo farti i polpettini, Ti vengono faccio a quello. fare la mamma, eh? Bisogna cuocere la quinoa. Quando si cuoce la quinoa si fa una quantità di quinoa e il doppio di acqua. Sta bene, Per esempio, vai. 100 grammi di quinoa, 200 grammi di acqua. Perfetto, tutto Perfetto. assieme sul Allora, fuoco. guardate, noi usiamo questa bilancina. L'ho comprata C'ha la io. tara, la comprate Carlita. Vedete? Allora, voi Carina. mettete la pentola sopra, È premete tara pesante e vado a zero. Ecco qua. Perfetto. Adesso mettiamo la quinoa e poi il doppio della quinoa di acqua. Che deve cuocere una ventina di minuti e poi dopo che è finito di cuocere a Si bollire deve raffreddare. si deve raffreddare un 5 minuti perché quella si gonfia. Quindi ci vediamo fra poco. Fra poco, il tempo di Ciao! cuocere. Ciao! Eccola qua, si è fatta la quinoa? Eccola, bella bella, sgraniamola, facciamola vedere com'è. Vedete, tutta bella sgranosa. Vedete, caccia Ok. tutto come Qui? Che quelle faccio? cornicerole. Le cornicelle, oddio! Bravo, Vanguido, bravo. Dai, adesso che dobbiamo fare? Adesso allora una metà la frulliamo insieme al cavolo. Perfetto. Va bene, e un'altra metà la mettiamo senza frullare. Ah, intera, Sì. ok. Una metà la frulliamo, ecco qua. Questa è la metà. Ok. Adesso il Il cavolo. cavolo tutto invece, giusto? Il cavolo sì, tutto lo frulliamo. Ok. Che abbiamo precedentemente cotto a vapore, quindi non è crudo, è cotto, è morbido, è bello cotto a vapore. Non scaldato perché sennò si riempie d'acqua. Ok. Perfetto, ma noi facciamo tante ricette con la quinoa, poi ve le faremo vedere tutte, non vi preoccupate, le nostre ricette sono le vostre ricette. Frulliamo. Il prezzemolo. Ok, prezzemolo. Un po' di sale lo vogliamo mettere. Un po' di Prezzemolo. sale rosa di Una vitraia. puntina di aglio. Bello naturale. Non ci fa venire la cellulite. Una puntina di aglio se vi piace. Una E puntina. un po' di pepe, che lo sai che a me mi piace il pepe, voglio un po' di pepe. Un pizzichino di pepe. Ah, bello. È un filo d'olio. È un filo d'olio extravergine d'oliva. Bio.
Eccolo basta. Qua. Ecco. E adesso possiamo continuiamo a frullare un altro poco. Continuiamo a frullare. Guardate che bella cremina è venuta. Mettiamo l'altra parte. La quinoa non frullata. Di quinoa. Ok. La farina di riso integrale. Questa si è tutta, diciamo, rotta l'etichetta. Che ci serve per dare un poco di corposità alle nostre polpettine. Due cucchiai. Adesso ungiamo il ruoto. Bene. Non molto olio. E le facciamo. Come si fanno le canelle? Che sono le canelle? Le canelle sono così, si fa. Potremmo fare pure in mano, eh? Secondo me è meglio, mamma mia. Ecco. Dentro è la nostra panatura segreta, che è fatta quando, scusami, partito, mentre tu fai, io dico alle ragazze, con farina di mais. Poi c'è un po' di farina integrale, noi in questo caso abbiamo messo quella di grano saraceno, ma va bene una qualsiasi farina che avete voi, e un po' di pangrattato integrale, che praticamente il pangrattato integrale è quello che facciamo sempre noi in casa, pangrattato integrale semplice, insomma quello che volete voi, un po' di sale, un po' di pepe e fatta la panatura. Allora ti do la mano, eh? No, io aspetta, io le faccio... Io te le butto là dentro. Io sono più brava di te. Guardate come sono brava. È molto semplice, ragazze. Guardate, prendete il pezzettino e lo impanate qua dentro. Si prende un poco e si passa nella panatura. Che poi voi, se non avete queste farine, potete anche utilizzare semplicemente il pan grattato, eh? Va benissimo comunque. Che stai dicendo? Bonsoir, garçonne. Ma perché sono francesi le polpettine? Vabbè, veniamo dalla Francia, ma voi siete stati a Parigi. Ma 100 anni fa, mamma è nata voto. Ecco sì. Qua le nostre polpettine. Guardate come sono carine, tutte croccantose. Ci ho messo anche un po' del nostro ketchup fatto in casa, dai. Me ne rubo uno. Vai, ruba, ruba, mangia. Come sono croccantine. Intingi nel ketchup. Ah, sono buone, sono troppo carine. È un sapore particolare. Tutte croccantose invitanti. Troppo belle, Vaquito. Eccole qua, sono troppo belle. Troppo belle. Troppo belle. Mamma, non è la foto, eh? Queste sono le crocchettine, io e Patito vi salutiamo, speriamo che il video vi sia piaciuto, mettetevi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale Patito Piccante e basta, tu vuoi dire qualcosa? No, è che devo dire, siatemi sempre affezionati. Ah, guarda com'è dolce! No, è che devo dire, siatemi sempre affezionati. No, è che devo dire, siatemi sempre affezionati. Ah, guarda com'è dolce. Siatemi sempre affezionati. Sì. E fate sapere nei commenti se volete altre ricette, così ve le facciamo, è vero Paki? Sì. Ciao. Anche dolci, anche dolci. Dolci, a noi piacciono tantissimo. Ciao.